Credo che debba riflettere anche a livello europeo. Forza Italia si è astenuta perché noi riteniamo che le regole vadano comunque riviste, perché ci vuole un controllo democratico maggiore del Parlamento europeo sul MES, lo abbiamo sempre detto. Dopodiché in generale l'Europa deve riflettere su se stessa, avrà modo di farlo con le elezioni europee, il nuovo Parlamento, la nuova Commissione. L'Europa serve. Qualcuno può immaginare che la Baviera, la Catalogna o il Molise potrebbero reggere meglio in un'Europa sfrantumata, divisa, la concorrenza dell'India o della Cina, per non parlare dei paesi del petrolio del Medio Oriente o degli Stati Uniti. È ovvio che serve più Europa coesa e compatta, ma un'Europa che abbia un obiettivo, una strategia, che sia amata dai suoi popoli. Tutti i requisiti che oggi scarseggiano, e quindi anche sul MES noi abbiamo sempre detto che vanno esaminate questioni parallelamente: l'unione bancaria, l'unione fiscale, la vicenda appunto del MES. Credo che si debba riflettere su tutto questo, e scelte, come dire, non opportunamente meditate poi determinano delle conseguenze. E ieri noi abbiamo con l'astensione confermato delle critiche specifiche al MES, però noi siamo favorevoli come Forza Italia a un percorso europeo che è dettato dalla storia, ripeto, non è che il Piemonte regge. Molti parlano di una vendetta dopo fatto di stabilità. Ma guardi che le critiche, ognuno ha espresso quello che aveva sempre detto. Lei non sapeva che la Meloni o Salvini erano critici in maniera molto drastica sul MES, se ne è accorto ieri lei. Noi eravamo più aperti, ma con delle osservazioni di merito che le ho appena ribadito, soprattutto il rapporto Parlamento europeo e MES insufficiente. Ma le opposizioni parlano di un ministro dell'economia, Giorgetti, sfiduciato. Le opposizioni dicono quello che devono dire, che devono fare. Sono opposizioni perché dicono bugie e perdono, per questo sono opposizioni, se no sarebbero maggioranza. Quello certo, però Giorgetti sembrava aver assicurato che anche questo... Ma guardi, l'equilibrio europeo è sempre una materia molto complessa, si negozia su tutto, il patto di stabilità è stato corretto, quindi Giorgetti è un abile navigatore, le acque in cui si naviga sono complicate, le opposizioni invece sono fatte da gente totalmente inadeguata, tutto, si sono divisi anche loro peraltro, quindi questi sono grossi dibattiti, i grillini... mentre danno 300.000 euro l'anno a Grillo e fanno cose incredibili, dovevano fare due mandati, stanno qui intorno, hanno visti adesso alcuni che hanno finito i mandati e si fanno pagare dai gruppi parlamentari, gente infima. In ultimo...